Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconto 5 curiosità sul padel. La nascita del padel viene attribuita a Enrique Corcuera, milionario messicano che nel 1969, nella sua villa d'Acapulco, decise di realizzare un campo da tennis. Dovendosi però adattare allo spazio a disposizione, fece costruire un campo di metri 20 x 10, delimitandolo con pareti in cemento e reti metalliche, per evitare che la rigogliosa vegetazione messicana invadesse il campo. Si narra che, in realtà, un gioco simile al padel fosse già praticato intorno alla metà del 1920, in America, nei parchi della Grande Mela, ideato dall'americano Frank Bill e definito paddle tennis. Si giocava in estate su campi d'erba circondati da recinzioni metalliche. Ma dobbiamo tornare alla fine del 1800 per scoprire che a bordo dei velieri inglesi, lungo la rotta tra l'Inghilterra e i Caraibi, per trascorrere le giornate, i marinai avevano inventato un gioco da fare in stiva. Muniti di un remo, si lanciavano una pallina da una parte all'altra dell'imbarcazione. Visto le dimensioni ristrette del campo da gioco, decisero poi di sfruttare le pareti per tirare la pallina agli avversari. La racchetta con cui si gioca a padel è dotata di un laccino, da inserire al polso all'inizio della partita. Secondo il regolamento ufficiale del World Padel Tour, se durante il gioco il laccino si rompe, il punto viene assegnato all'avversario. I primi due campi da padel in Italia furono costruiti nel 1991 a Costa Bissara, in provincia di Vicenza, ad opera dell'italo-argentino Edoardo Cauduro. I campi erano perfettamente regolamentari, con le pareti in muratura e il terreno in erba sintetica. Vi sfido ad indovinare di quali sport fanno parte questi 6 oggetti. Scrivetemelo qui sotto nei commenti.